sono arrivata in Italia nel 2021, 27 agosto 2021. Ho iniziato a studiare in italiano a casa perché non potevo uscire da casa perché era durante il Covid. Dopo questo sono uscita a casa, sono andata a corso di italiano, poi nel 2022 ho fatto scuola media. In 2023 ho iniziato scuola superiore, però non potevo portare avanti perché era per me un po' problema perché non parlavo italiano bene. In questo anno ho iniziato scuola e per ora sta andando bene. Ho iniziato a lavorare in un albergo italiano e faccio cibo italiano. Quando eravamo in Afghanistan, il mio fratello, quello più grande, aveva 11 anni e l'ultimo anno che abbiamo vissuto lì era un po' diversa perché non poteva uscire, perché avevamo sempre un paura, perché il mio padre era un soldato, così avevamo sempre paura che qualcuno può fargli del male. È sempre stato a casa, non poteva fare neanche scuola perché sempre c'era un paura dietro. Queste cose ha fatto un effetto su lui che da quando siamo arrivati qua in Italia non può accettare che noi non siamo più in Afghanistan sotto quella paura. Il primo anno da quando siamo arrivati qua Amir stava a casa sempre tipo nella sua stanza e stava piangendo perché non poteva fare l'amicizia anche per la lingua, perché è una lingua strana quando arrivi. È sempre aiutato Amir per uscire, andare in oratorio di pomeriggio, fare le amicizie, questo progetto che hanno fatto, sempre con l'arte, il basket, questi giochi che gli aiuta di uscire di casa, gli aiuta di sentire un po' meglio, no? Voglio fare tante attività come box, taekwondo, voglio iscrivermi al liceo al liceo artistico perché mi piace tanto disegnare, mi piace tanto arte. Anche io l'anno scorso ho iniziato l'università, ma è stato difficile solo per il discorso della lingua, ma quest'anno lo proviamo lo stesso per iniziare. I miei fratelli hanno iniziato scuola, hanno iniziato i progetti per crescere, tipo per buttare giù quella paura che abbiamo portato dal nostro paese qui in Italia. Quando sono arrivato in Italia avevo difficoltà di lingue e poi sono andato alla prima volta, sono andato a seconda media, non avevo capito niente, ma c'era un corso che facevo a scuola, capivo qualcosa bene, però poi che sono andato a terza media. In scuola mi trovo bene, faccio i compiti, faccio 3 ore in settimana al corso di italiano, che non parlo bene, parlo bene italiano ma in grammatica ho un po' di difficoltà. In estate, quando finisce la scuola, facciamo animatori in centro estivo. Lui è Ali, il mio fratellino è l'ultimo. Da quando aveva un anno siamo arrivati qui in Italia e mo penso che ha 3 anni. Quest'anno ha iniziato asilo, ha iniziato un po' a imparare la lingua, qualche parola tipo ciao, la saluto, il saluto, buongiorno. Ma purtroppo non parla italiano, per questo ne parlo io. Io lavoro con servizio civile, per questo ho iniziato con lavoro di oratorio. A me mi piacciono i bambini. Quest'anno ho iniziato l'università, scienza educazione, e volevo fare maestra. Io sono venuto in Italia con la mia famiglia del mio zio, con i miei cugini e cugina, con la mia zia. In Afghanistan, che stanno la mia famiglia, non c'è scuola per i miei cugini e sorella.
non fanno a scuola. Perché non possono uscire di casa, non possono fare la scuola, non possono fare quella, perché siamo le ragazze. Ma qui hanno vissuto davvero, è completamente diverso i pensieri, perché sei libera e puoi fare quello che vuoi. Quando avevo 8 anni è venuta i talebani, sono venuta in Italia con la mia famiglia. Prima non parlavo bene italiano e ho studiato il corso italiano a scuola e ho trovato delle amicizie e mi piace tanto la matematica e vorrei fare da grande il dottore. Ora io faccio calcio e da 2 mesi che ho iniziato.